Stessa prestazione, ma risultato decisamente diverso, la Juventus di Mister Gabbetta riparte dal Napoli facendo mostra di quel cinismo mancato all'esordio con la Lazio e trovando la prima vittoria in un girone che si deciderà solamente lunedì con la sfida decisiva tra i bianconeri e la Roma per assegnare il primo posto nel raggruppamento. Gabbetta disegna i suoi modificando la formazione, ma non la pericolosità di una squadra che all'ottavo squilla per la prima volta quando Ndiaye ci prova da fuori trovando la risposta sicura di Schaper. L'episodio è però solamente il preludio al vantaggio. Sulla rimessa dell'estremo difensore partenopeo, la repressione juventina viene un recupero prezioso. La neve trova il corridoio giusto per Go, al quale non manca la freddezza per battere Schaper in uscita e portare in avanti i suoi. Il Napoli abbozza una reazione, ma l'unica vera incursione in area bianconera la propizia Russo, al quale la bandina del signor Pala di Pisa a stroncare l'esultanza sul nascere. L'inerzia rimane infatti tra i piedi dei bianconeri di Gabbetta, che poco dopo sono ancora pericolosi quando Tripaldelli mette a centrare un pallone invitante sul quale né Mancini né Galtarossa riescono a piazzare la zampa decisiva. L'affondo successivo è però quello giusto per trovare il raddoppio. Galtarossa fa il vuoto sulla destra e mette in mezzo la sfera. Mancini tocca, ma il suo colpo di testa si tramuta in assist comunque prezioso per la neve, che deve solo appoggiare a porta vuota la seconda marcatura di una Juventus assoluta e unica padrona del match. Nel finale è ancora Mancini a lavorare un buon pallone per il proprio numero 10, sul quale questa volta Schaper si supera mettendo il corner. I ritmi si abbassano sensibilmente in una ripresa falsata dai cambi e gestita a proprio piacimento dai bianconeri. Galtarossa tenta di farsi vedere al sesto, ma l'estremo difensore azzurro gli dice di no. Il numero 1 di Liguori limita il passivo anche nel finale, smorzando l'ultimo tentativo del tentato Kin. Finisce 2-0 per una Juventus che stromette definitivamente il Napoli da queste final eight. Lunedì con la Roma, i bianconeri cercheranno di blindare il passaggio del turno, ma soprattutto di accaparrarsi quel primo posto che ora è in mano ai giallorossi.